Arrivo Shimas! Benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanai, amici miei. Grazie di voi essere qua, grazie del vostro sostegno e grazie a tutti voi che vi siete già iscritti. Perché, come avete visto in questi ultimi video, siamo già arrivati ai 10.000, li abbiamo superati. Oggi è il 17 gennaio, sto, come sempre, dedico un giorno per registrare tanti video, poi faccio l'editing durante le settimane, perché purtroppo è un grosso lavoro dietro. Ovvio, monetizza il canale, monetizzato, ricordiamoci ragazzi, è monetizzato. Poi ci sono gli amici che si sono abbonati, grazie a tutti voi per l'abbonamento ragazzi, mi ha aiutato tantissimo. Però effettivamente il guadagno da YouTube è veramente scarsissimo, perché uno, non facciamo così tante visualizzazioni. Purtroppo l'argomento è questo ragazzi, non faccio visualizzazioni da 70.000 visualizzazioni, che lì veramente sarebbe da guadagnare. Facciamo in media 300 visualizzazioni per video, quindi è molto basso. A quello si aggiunge che molti degli sponsor non mettono soldi sui canali come il nostro, quindi YouTube dà pochissimi soldi a noi, quindi tornando a noi la fatica è grande, il guadagno è poco. Però se parliamo di guadagno morale, il poter dare, essere con voi qui, imparare da voi e condividere con voi quello che ho imparato, è una grande soddisfazione. Questa sicuramente è questa che mi tiene ancora avanti, a portare avanti questo progetto, perché ci siete voi, perché ricordatevi, il canale non esiste perché se non esistete voi, perché effettivamente, ribadisco, non sai che faccio un monologo davanti alla videocamera, che tanto in realtà non mi piace molto fare i monologhi davanti alla videocamera, perché mi sembra strano. Infatti immagino che ci sia qualcuno davanti a me. Pertanto ragazzi, allo sforzo, rispondete mettendo il like sotto il video e iscrivendovi al canale, perché abbiamo raggiunto i 10.000, però, e quindi non ho più quella fretta e voglia di raggiungere una meta, quella ansia, ok? Adesso l'abbiamo raggiunti, faccio crescere il canale liberamente, però continuate ad aiutarmi, perché so che questo è un feedback importante per farmi capire che i video vi piacciono. E poi, per chi volesse ulteriormente aiutarmi, lo faccio attraverso l'abbonamento, e ringrazio di nuovo coloro che si sono abbonati, perché l'abbonamento è importante per poter mantenere avanti, per aiutarmi economicamente nel tenere le luci accese, eccetera eccetera, ok? Questa è una cosa importante. Ricordatevi, l'iscrizione è gratis, non si paga un euro per iscriversi, è gratis l'iscrizione. L'abbonamento si paga con qualcosina, come potrebbe essere un caffè, quindi ringrazio tutti coloro che si sono già abbonati. Allora, il video di oggi è un altro video dedicato a un argomento richiesto da voi. Mi è stato chiesto varie volte sul Tangsudo. Il Tangsudo viene definito il karate coreano. Allora, io la mia fonte principale l'ho attraverso un libro della Méditerranée del compianto e defunto maestro Villarba, ok? Da lì, dal Mudokwan Tangsudo, ho tratto le informazioni da cui poi prendere ulteriori informazioni e fare delle ricerche. Ricordatevi, lo storico inizia sempre così: da una fonte va a cercare la fonte primaria, cerca di trovare più fonti primarie importanti affinché si possa parlare dell'argomento. Non prende la prima cosa che legge, lo spiattella su un articolo, sarebbe da suicidio perché gli altri storici lo distruggerebbero, oppure lo spiattella online. Bisogna fare delle ricerche, ovvio, qui non posso, dato che le fonti sono molto spesso, sono fonti di tipo verbali, non si può fare una ricerca precisa al millimetro, ok? Le fonti verbali, come potremmo definire dei kuden, purtroppo vanno attraverso interpretazione. Ovvio, se faccio come Stevens, penso che alcuni di voi lo conoscano del mondo dell'Aikido, che prendeva tutte le fonti e poi le spiattellava sui libri, creando una confusione, una presa per i fondelli, che ha creato lo schifo che alcune volte vediamo, tipo le onde energetiche, nel mondo dell'Aikido. Si sbaglia, Stevens non era né un giornalista né uno storico. Se vogliamo parlare di giornalismo, andate nel blog di Sangekai, lì c'è un lavoro giornalistico vicino a quello storico, ok? Lì, andate a Sangekai. E ve lo dico perché Christopher Lee lo conosco e lo rispetto moltissimo, nonostante lui segua questo Dan Arden, che lasciamo perdere, un personaggio veramente negativo nel mondo del americano, però non voglio entrare nel mondo americano, siamo qui in Italia, parliamo dell'Italia. Allora, il Tangsudo, per le fonti, e viene definito appunto karate coreano,
Allora, prendiamolo molto generica per non entrare troppo nel dettaglio anche nelle polemiche varie delle varie scuole coreane. Allora, noi sappiamo che all'inizio in Corea esiste un'arte marziale, esistono due tipi di arti marziali che sono il Taekwondo, arte del sapere che è stato ristrutturato, rimodellato attraverso la danza tradizionale, perché ricordiamoci, molte arti marziali tradizionali ritornano nelle loro fonti, cioè nascondono le loro conoscenze, i loro kuden, come direbbero i giapponesi, all'interno della danza. Molte arti marziali, anche qui in Italia abbiamo delle arti che sono per esempio la tarantella oppure danze particolari che nascondono la cultura. Infatti le figure per esempio delle scuole di coltello italiano sono delle danze, però in realtà se andiamo a vedere sono delle arti mortali, ok? Quindi il Taekwondo moderno, che probabilmente è più vicino possibile al Taekwondo antico, è l'arte dei calci. L'arte del Shirum, che sarebbe una forma di lotta, come tante lotte, come lo strumpa, sa strumpa qui, o in Sardegna, oppure la lotta mongola, la lotta turca, il sumo. Lo Shirum è una forma di lotta tipica del paese coreano, ok? Di queste due arti, il Taekwondo e lo Shirum vengono totalmente chiusi, perché ovviamente viene eliminato il servizio militare, viene eliminata la struttura militare, tutto quello che poteva creare insurrezione, dai giapponesi nel 1910, quando i giapponesi entrano in Corea. I giapponesi erano già in Corea prima, all'inizio del Novecento, soprattutto dopo la guerra russo-nipponica, erano già presenti, però nel 1910 prendono possesso del potere. Quindi in quegli anni capiscono cosa devono fermare affinché non ci fossero delle insurrezioni da parte di noi coreani nei loro riguardi e del loro dominio coloniale verso il nostro paese. Quindi per giapponizzarci, molti maestri non poterono più insegnare quest'arte, ok? Che sarebbe il Taekwondo e il Shirum. Quando però l'istinto di molti uomini, io parlo degli uomini, l'istinto di molti uomini era quello comunque di voler imparare qualcosa. Quindi i giapponesi, quando iniziano a conquistare la Cina, permettono ai coreani di diventare, anzi permettono, utilizzano i coreani come soldati di prima linea, come era in finale il progetto di Toyotomi Hideyoshi. E io personalmente parlando ho visto un canale che parla di Toyotomi Hideyoshi, lasciamo perdere, cioè non sei neanche uno storico, non sappiamo, cioè nel senso, lasciamo perdere, ok, non sei uno storico, non ti sei laureato, non che siano importanti questi, però non hai metodologie e parli di storia, quel canale da buttare, ok? Allora, tornando a noi, i coreani diventano soldati dell'esercito imperiale giapponese, e in quel preciso istante alcuni hanno la possibilità, quelli ovviamente dislocati in varie parti dell'impero giapponese, di imparare alcune cose. Judo, Kendo sicuramente, che poi in Corea la loro trasformazione, perché vi è interessato lo scrivo qui sotto, la loro trasformazione in Kumdo. Kondo, per in realtà il suono è Kondo, anche se è scritto Kondo, e Judo, che sarebbe la traduzione, la parola coreana di Judo, hanno creato degli universi paralleli, però rimane ancora una grande fetta, grazie al fatto dei grandi campionati mondiali, eccetera, eccetera, di Kendo e Judo, che le scuole coreane e quella giapponese sono antagoniste in modo apocalittico, quindi hanno portato un livello della pratica altissima grazie proprio a questa rivalità. Nel quanto concerne coloro che invece imparano il karate, alcuni, secondo Villarba, alcuni impararono il karate di Okinawa, altri impararono il karate di Giappone, ok? Secondo le mie fonti impararono è solo ed esclusivamente il karate giapponese, perché poche persone vennero stanziate ad Okinawa. Può anche essere che uno o due persone avessero questo tipo di studio, però noi sappiamo oggigiorno, grazie alle informazioni, grazie anche a YouTube, quanto il karate di Okinawa sia assolutamente differente, se non per il caso del Goju, al karate giapponese. Basta vedere un praticante di JKA, ci sono dei documentari, che va a Okinawa e rimane stupito e
si vede proprio palesemente che è come se andasse in una scuola di Kung Fu, come lo direbbe il pubblico, Wushu, e scoprisse nuove cose che lui ce l'ha nelle sue basi, però è diverso, ok? Quindi sembrerebbe che i coreani comunque siano stanziati intorno all'impero giapponese imparassero per la maggiore il karate giapponese. Alcuni, tra parentesi, escludiamo il discorso di Choi Yong-sul, che imparò, sembrerebbe, in modo strano, per il consiglio di andare a vedere il video, creando l'Hapkido dal Daitoryo, però quella è una scuola a sé stante, e ovviamente il Masoyama, originario coreano, stanziato in Giappone, rimasto in Giappone, che impara anche lui un po' di Daitoryu, impara un po' di vari Shitoryu, ad esempio, e crea il Kyokushin, ok? Qui parliamo comunque sia dei coreani che ritornano in Corea. Allora, finita la guerra mondiale, la Corea viene liberata, viene stranamente, si decide MacArthur, il generalissimo dell'esercito degli alleati stanziati nel Pacifico, decide insieme ai russi di dividere la Corea e non punirla il Giappone, perché lo sappiamo, per via delle unità 731, per le informazioni riguardanti le cose della medicina, dato che Mengele era passata lo... ci sono tante storie, ok? Non entriamoci dentro. Comunque si decidono di dividere la Corea, e in Corea ritornano in un paese che è stato dominato per così tanti anni, quasi precisamente 50 anni, quasi 50 anni per la precisione, 35 anni, quasi un paese ridotto all'osso, ritornano questi coreani e si trovano la patria divisa, ok? In questa situazione serve un lavoro per identificare che cos'è la Corea. Quindi molte persone riprendono la cultura coreana di base, tra cui il Taekwon, e cercano di, anche per quanto concerne l'arte marziale, di far vedere che la Corea ha una sua identità. Questo era molto importante, perché essendo stata la Corea divisa in due in confronto a un Giappone che era la vera colpevole della guerra non divisa, ovviamente la Corea aveva bisogno di dire: noi non siamo un paese così retrogrado da non avere un'identità, non siamo stati solo vassalli della Cina senza una cultura, non siamo stati vassalli cioè una colonia del Giappone senza una nostra cultura, noi abbiamo la cultura. Per questo motivo, dal Taekwon, quello che era rimasto, perché ricordatevi, erano rimaste delle poche informazioni, uniscono quello che avevano imparato nel karate e lo fondano, ok? Nella fusione nasce il Taekwondo, quello che diventa Taekwondo. Ovviamente alcuni, allora qui differisco molto dagli studi di Villarba, qui, del maestro Villarba, qui sta nel fatto che non è che quelli dello stile okinawense decidono di creare il Tang Soo Do. Nella realtà, il discorso Tang Soo Do, Tang significa Cina per molti coreani, ok? Perciò Tang Soo Yuk vuol dire maiale all'inagro dolce cinese, Tang, dalla dinastia Tang, per i coreani è sempre stata definita la Cina, ok? Allora, Tang Nara, infatti, paese dei Tang, ok? Tang Soo Do, mano, la via della mano cinese, è vero anche nel karate, il kara era cinese e viene deciso assieme di trasformarlo in mano vuota, ok? Però, questa cosa è una cosa che hanno deciso per identificarsi in maniera differente, per dicendo: noi portiamo avanti il karate originario. Ma è presumibilmente difficile dire che abbiano preso dall'Okinawa, perché se andiamo a vedere i maestri di Tang Soo Do e i maestri di Okinawa, le tecniche sono molto differenti. I maestri di Tang Soo Do sono molto vicini allo Shotokan di quanto non sembrerebbe. Hanno la loro identità, perché ricordiamoci, anche il Tang Soo Do assimila il Taekwon, e quindi è molto differente dal karate Shotokan. Comunque, tornando a noi, non tutti aderiscono al Taekwondo. Molti maestri dicono: io voglio essere presidente della grande federazione, io voglio essere... È sempre una questione di politica e soldi. Politica e soldi, questo che ha rovinato il mondo delle arti marziali in generale, in tutto il mondo, eh? Quindi molti non riescono ad ottenere quegli aiuti stanziati dal paese, dallo Stato coreano, anche dopo la guerra di Corea dal 50 al 53.
non riescono a ricevere questi aiuti e quindi decidono di emigrare in altre parti del mondo per poter insegnare il loro stile, tra cui il Mudo Kwan, che si stanzierà in Argentina, in America, creeranno delle grandi federazioni al di fuori della Corea, cercando di mantenere qualche piede dentro la Corea. Quindi il Tang Soo Do in sé per sé e il Taekwondo all'inizio, poi ovviamente più il tempo passava, le due linee si dividono, creano kata, ok, pum in coreano, differenti, però in sé per sé all'inizio erano la stessa medesima matrice. Dallo studio giapponese si unisce per motivi culturali quella coreana, il Taekyon, e si crea quello che sarà poi successivamente il Taekwondo, che poi diventerà World Taekwondo Federation, che poi mi sembra che l'acronimo sia stato cambiato perché WTF, lo sapete cosa significa, e dall'altro quelli che non riuscirono a ottenere una posizione all'interno del World Taekwondo Federation ne escono fuori, già all'interno del Taekwondo si poi litigano, ci sono quelli là che poi faranno l'ITF, ok, International Taekwondo Federation, e la WTF, World Taekwondo Federation, che ovviamente all'inizio erano identici, man mano col tempo si sono divisi, quindi è una ramificazione sempre per questione di soldi e potere. Quindi i maestri che erano alla prima scissione nasce e molti creano il Tang Soo Do, altri rimangono con dei nomi coreani, ma col tempo vengono scacciati. Quelli di Tang Soo Do decidono in modo anche intelligente di andarsene fuori per creare un loro mondo. Ecco, questa è molto generica, purtroppo in un video non posso andare perché già siamo sopra i 15 minuti. Se vi è piaciuto ditemelo, così che proseguo la storia in maniera più specifica, ok? Grazie ancora, ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, mettete il like sotto il video e iscrivetevi al canale, è molto importante, sia mio quello di Su Sensei. Quindi grazie ancora e ci vediamo nel prossimo video. Domo arigato sumashita.